Io ringrazio Francesco per questa contestualizzazione a mio avviso necessaria, no? Perché indagava le origini, la genesi, ma che poi dopo, come dire, è andata anche a ritroso, cercando di cogliere quelli che sono i caratteri, che cosa significa quando si parla di un movimento inedito. E credo questo sia importante, sia necessario riflettere. Chiudiamo questo giro di interventi e poi passeremo a domande dal pubblico se qualcuno vorrà porle con Marco. Io, proseguendo un po' in questa logica dal particolare al generale, che ovviamente c'è sempre una dialettica, no? Non c'è mai una dicotomia tra le due cose. Nell'introduzione accennavo al fatto che i gilet impattano, oltre che nel contesto francese, no, di questa crisi materiale, della Costituzione materiale della Quinta Repubblica, come diceva Francesco, e anche all'interno di una progettualità, a mio avviso, di una sperimentazione, di una Francia laboratorio, della ristrutturazione neoliberale dentro la crisi o stagnazione secolare, che dir si voglia, però impattano una scena europea. Impattano appunto quella crisi della civiltà neoliberale europea. E allora la domanda che rivolgo a Marco è: cosa possono dire i gilet gialli ai movimenti europei, visto che siamo in una fase, come dire, di rinnovo anche dei linguaggi, dei movimenti, di rinnovo delle pratiche, di rinnovo anche delle forme organizzative organizzate? Ma io intanto grazie per l'invito e grazie per questa domanda impegnativa. Proverò a farla breve e molto esplicita. Breve perché penso che la cosa più importante è provare a discutere tra di noi ed esplicita perché non, forse è inutile farlo in un altro modo. Allora, la prima cosa esplicita. Tu hai ragione, Antonio, insomma, ci sono delle cose che dobbiamo iniziare a dirci, no? Noi viviamo questo ciclo lungo di crisi della governance neoliberale. Siamo presi in una morsa, no? Tra sovranismo parafascista e tecnocrazia. Ma questa morsa abbiamo l'impressione di subirla e non troviamo spazio in mezzo. Allora, da questo punto di vista, questa è la prima cosa esplicita che vorrei dire, e mi capirete, penso che quelli come noi, che hanno anche una storia per molti versi comune, per quelli come noi, dai Gilets Jaunes, noi dobbiamo andare a scuola, ascoltare e imparare. Imparare intanto la franchezza di alcune parole d'ordine che avete sentito. Perché sono loro che stasera ci dicono: guardate che questo mondo che voi vedete come preso da una morsa tra fascisti e tecnocrati è un mondo disseminato di lotte di classe. Sono loro che ce lo insegnano perché loro sono questo cuneo, no? Sono loro che ci insegnano a interrompere questa morsa e che fanno quello che noi abbiamo discusso per tanto tempo, anche recentemente, anche in Francia, eh. Francia, voi, Francesco l'ha detto bene, meglio di me, quindi non ci torno. La Francia è un paese che è stato attraversato da grandi cicli conflittuali nel tempo recente, no? E Louis Debout, le lotte contro la legge sul lavoro, movimenti universitari potenti, eccetera, fino ai ferrovieri, eccetera. In ognuna di queste occasioni si parlava di come far convergere le lotte. I Gilets Jaunes sono la composizione di fatto delle lotte, perché sono un movimento radicalmente senza leader e senza avanguardia, e perché sono un movimento che ha il coraggio di puntare tutto sulla potenza democratica che sanno mettere in campo. Secondo elemento, di nuovo la dico esplicita, provo anche ad avvicinarmi, diciamo. Mi ricordo che qualche anno fa, adesso non ricordo l'anno esatto, ma Marco Baravalle ci ha invitato al sale, dico ci perché c'ero anch'io tra gli invitati, c'era anche Toni, c'era Matteo Pasquinelli, e si parlava di
upstrike. La domanda attorno alla quale Marco ci ha invitato a ragionare era come si fa lo sciopero nell'epoca dell'economia cognitiva, immateriale, eccetera. I Gilets jaunes ci hanno insegnato cos'è lo sciopero nell'epoca dell'economia cognitiva immateriale. Ce ne hanno mostrato la dimensione metropolitana, che vuol dire disseminata, reticolare, e mi ricordo che in quella nostra bella discussione ci dicevamo perché lo sciopero di fabbrica faceva male al padrone, ma loro hanno fatto male al padrone. È stato anche quantificato il danno economico prodotto da quelli che vengono chiamati atti sulla grande fabbrica metropolitana. Non è per caso che Macron risponde, convoca il grand débat, ritira i provvedimenti a partire da quello di cui si è già discusso, sulla tassa sul carburante, sul quale probabilmente possiamo anche tornare, eccetera, ma tenta di fare delle concessioni. Lo fa perché subisce. E subisce una forza, una potenza che si mette in campo. La terza cosa che ci insegnano i Gilets jaunes, e poi davvero mi fermo perché vorrei che discutessimo, è che dentro questa morsa noi siamo abituati, beh, del resto è difficile fare diversamente, siccome subiamo, a chiuderci nei nostri territori. Facciamo anche una teoria sopra, locale, difensiva. I Gilets jaunes che nascono e si sviluppano per assemblaggi, se volete anche in un modo molto francese, c'è una parte all'inizio di questo movimento che è un po' nella tradizione dei cahiers de doléances, no? Iniziamo ad accumulare quello che non ci va, solo che quando tu il cahier, questo quaderno, lo componi, diventa parola comune e non è più questione di difendersi, ma di attaccare, e ce l'hanno detto. È da 8 mesi che raccontano che il nostro movimento è finito e siamo ancora qui. Carlotta non l'ha tradotto, ma la frase dopo era: dovesse durare anche 40 anni, noi continuiamo. È questo che ci insegna la scuola dei Gilets jaunes ed è per questo che noi dobbiamo ringraziarli.